Buongiorno, benvenuti a tutti chi sta seguendo questa diretta. Oggi è una conferenza stampa molto importante perché presentiamo il nuovo sito del Comune di Arezzo. Dopo tanti anni la retina finalmente va in pensione. Io inviterei subito il sindaco che ho visto arrivare per dire una battuta iniziale. Buongiorno sindaco. Ciao Marcello, buongiorno a tutti. Giornata radiosa questa. Da quanto è che ti dico, quando la mandi in pensione la retina? Io non la potevo vedere più. Non perché fosse fatta male, ma perché era ormai datata, no? Era nata nel 1997, era stata cambiata più volte e si era mantenuta efficiente, ma insomma era uno strumento vecchio. E quindi questa novità fa parte del processo di rinnovamento fortissimo che ha avuto l'amministrazione in questi ultimi anni e soprattutto anche nel settore diciamo, assi dell'assistenza informatica all'utenza, ai cittadini e a tutti coloro che hanno bisogno di interfacciarsi con l'amministrazione. E direi che il momento più simbolico, più significativo di questo non poteva esistere, cioè nel momento in cui il cittadino e tutti noi abbiamo rapporti con l'amministrazione, ma anche fra di noi attraverso la rete e non attraverso i contatti diretti. Uno strumento efficiente, efficace, nuovo è sicuramente un buon passaporto per intessere un nuovo modo di relazionarsi con l'amministrazione. Devo dire che i nostri voti sono quelli di cercare di trasportare quasi tutta l'utenza che ogni giorno va a trovare i nostri uffici su un portale attraverso il quale potersi interfacciare comunque con la stessa efficienza, forse anche di più, ma senza bisogno di muoversi da casa. Quindi complimenti, lo scoprirò insieme a voi perché non l'ho visto, non l'ho voluto vedere, perché lo voglio vedere insieme a voi, ma so che è un prodotto pregevole. Che arriva a coronamento di un lavoro di rinnovamento che porta la firma di tutti gli uffici del Comune di Arezzo che se ne sono occupati, ma direi l'ispirazione è fortemente voluta da chi vi vedete qui accanto a me, cioè da Marcello Comanducci, al quale ripasso la parola. Allora, io voglio intanto ringraziare Cecilia Agostini e Filippo Cozzi e tutti i ragazzi dei suoi uffici, Andrea Scartoni che ha lavorato veramente tanto, anche perché tenete di conto che un sito come quello di un'amministrazione comunale di 100.000 abitanti è veramente un database enorme di informazioni, quindi è stato veramente complesso, non tanto la costruzione. Anche perché, come vedrete a breve, il layout grafico è un layout che è, diciamo, imposto dalle linee guida AGID, perché da qualche anno, a livello centrale, a mio avviso, in modo molto corretto, hanno, diciamo, dato delle linee guida in modo che l'utente in qualsiasi sito di un'amministrazione pubblica possa, diciamo, ritrovare le linee guida, quindi c'è molta meno creatività di prima, però diciamo sono siti molto ben fatti e navigabili. È stato un lavoro immane, i ragazzi hanno lavorato veramente da tanto. Pensate che la gara è iniziata quasi un anno e mezzo fa, quindi è stato un iter molto lungo. Oggi siamo finalmente andati in linea, abbiamo ritrovato, grazie a proprio a Cecilia, quello che è stato l'evoluzione del sito internet comunale negli anni, no? L'immagine più vecchia che abbiamo trovato è questa del 99, dove il sito era molto basico, però già aveva degli spunti abbastanza innovativi per l'epoca. Tenete di conto che nel 99 eravamo veramente agli inizi del percorso che poi porterà internet in tutte le case. L'evoluzione poi è andata avanti già nel 2003, dove vedete che in meno di 4 anni, anche a livello grafico, c'è stato sicuramente un salto molto importante per poi modificarsi ancora, quindi con molti più contenuti, perché in questi anni, nel 2005, iniziava l'epoca del 2.0, quindi fatto comunque di news dinamiche, di contenuti sempre maggiori, per arrivare dal 2011 ad oggi con quello che ormai tutti voi conoscevate, che era diciamo, il sito che era in linea fino a ieri. Come si è evoluto? Vi faccio vedere un video che vi racconta un po' come funziona questa nuova versione, in modo che potete apprendere tutte le funzionalità. Il sito del Comune di Arezzo ha una nuova veste grafica, pensata in particolare per i dispositivi mobili. Un look moderno e agile per una navigazione facile e intuitiva. Nell'home page troverai tre menu: il comune,
con le informazioni sull'amministrazione e l'organizzazione degli uffici. Aree tematiche, dove potrai cercare contenuti di tuo interesse organizzati per argomento. E chi sei e cosa cerchi? Dove potrai filtrare i contenuti sulla base della tipologia di utente, cittadino, impresa o professionista. Scorrendo l'home page, troverai le principali notizie con la possibilità di accedere all'archivio completo. Il calendario ti aiuterà a ricordare le scadenze importanti e gli eventi della nostra città. Nella sezione servizi troverai argomenti di tendenza del momento, mentre dalla sezione in evidenza potrai accedere con un solo clic alla pagina informativa di un tema specifico. Nella sala stampa potrai leggere i più recenti comunicati del Comune di Arezzo con la possibilità di accedere all'archivio completo. Infine, le informazioni relative ai contatti, alla trasparenza, tra cui gare e concorsi, e i link utili. Tra le novità del nuovo sito, la sezione Sportelli Unici, Sportello Unico dell'Edilizia e SUAP. In particolare, accedendo allo Sportello Unico, troverai il totem da cui potrai selezionare il servizio che cerchi, con la possibilità di prenotare un appuntamento oppure accedere al servizio online. Rinnovata la sezione dei servizi online, dove potrai trovare, con una semplice ricerca, tutti i servizi del Comune di Arezzo disponibili comodamente da casa tua, con in evidenza quelli di maggior tendenza. Ti aspettiamo su www.comune.arezzo.it e sulle nostre pagine social. Quindi, come hai visto, Sindaco, un sito moderno, ci tengo a dire, molto essenziale. Esatto, finalmente navigabile da mobile, perché ormai tutte le ultime tendenze, ormai da anni, fanno sì che le persone navigano i siti internet per più del 50% ormai da uno smartphone o da un tablet, e la retina non era compatibile se non solo in alcune zone. Quindi questo nasce invece, come si dice in gergo, mobile friendly, quindi comunque funzionante perfettamente da smartphone. Ovviamente è un'evoluzione, perché sei meglio di me che i siti oggi non sono più siti statici, quindi è stato fatto un grande lavoro, però è già in programma di evolversi, soprattutto sulla parte dei servizi. Io, se mi permetti, prendo un minuto per ringraziare tutti gli uffici, anche perché il lavoro enorme che è stato fatto di digitalizzazione non è ancora molto evidente, però quando siamo arrivati eravamo ancora molto indietro. Io mi ricordo, non si poteva neanche lavorare con la Wi-Fi perché non esisteva, avevamo le mail su server Lotus vecchissimi, dove era impossibile anche scaricare la posta da fuori. Quindi in questi 5 anni il lavoro degli uffici è stato enorme. Abbiamo finalmente implementato tutti i sistemi di pagamento, di login unico, è iniziato quel processo di digitalizzazione di tutti i servizi che porterà il Comune a essere sempre più smart nei prossimi anni. Quindi il sito, diciamo, è un po' la fine di un percorso, ma l'inizio di nuovi servizi che il Comune fornirà sempre più online. Se ti ricordi, anche in campagna elettorale avevamo visto che il sito del Comune anche aveva la pagina Facebook che aveva meno like del Lucertola. Su questa cosa ci vedevamo sopra. Anche quello è stato fatto un lavoro enorme, grazie proprio ad Andrea, grazie a tutti i ragazzi. Oggi il profilo Facebook del Comune ha tantissimi follower e fornisce informazioni costanti, quindi insomma, finalmente anche il Comune ha fatto quel salto. Anche la retina, pur con quella veste abbastanza poco entusiasmante, ha avuto quasi 1 milione di visitatori, 900.000+, mi pare, no? Sì, tra l'altro proprio Cecilia mi dava i numeri del 2019, pensate che il sito comunque del Comune faceva 980.000 visitatori e quasi 3.500.000 di pagine visitate in un anno, quindi sono siti fortemente visitati.
Bene, quindi diciamo che ci aspettiamo un utilizzo sempre più diffuso di questo strumento. Io mi permetto di dire, Marcello, che dai nostri concittadini, dagli utilizzatori di questo strumento, ci aspettiamo anche un aiuto, specialmente in questa parte iniziale in cui sarà importante capire se ci sono dei bug, se ci sono dei dubbi, se ci sono degli errori, ovviamente, e di segnalarceli rapidamente perché il sito nasce oggi, ha un grosso lavoro alle spalle. Ma in realtà è in quella fase di grow up molto ripida, per cui crescerà ancora e molto rapidamente, e anche grazie al contributo degli utenti, io penso, non credi? Assolutamente, tra l'altro è stato molto intelligente da parte degli uffici fare un sondaggio negli ultimi mesi di vita della retina dove ci sono arrivati spunti importanti perché abbiamo chiesto proprio ai visitatori di dirci quali erano le sezioni che navigavano di più, se entravano nel sito per cercare servizi, informazioni, numeri di telefono. E quindi la costruzione di questo nuovo sito è stata fatta proprio in base alle statistiche e a questo sondaggio. E quindi siamo convinti di aver semplificato fortemente quelli che sono i passaggi per arrivare all'informazione finale, perché nel vecchio sito che era costruito negli anni spesso servivano troppi clic per arrivare poi diciamo, all'obiettivo, questo invece è molto più moderno, le sezioni sono navigabili, c'è una ricerca molto evoluta, quindi diciamo, abbiamo abbassato fortemente il tempo di ricerca dell'informazione che poi, come sai, oggi in internet è fondamentale Fondamentale. perché... Esatto. La gente Quindi, non vuole perdere tempo. se non ci sono domande, che vedo che Andrea mi dice che non ci sono domande da parte dei Nessuno giornalisti, lascio a te chiudere questa conferenza stampa che per noi è molto molto importante e vi saluto. Insomma, Marcello, tu hai fatto un grande lavoro. Oggi si inaugura il nuovo sito del Comune di Arezzo. Una settimana fa o poco meno si è inaugurato il portale diciamo, offerta turistica retina, quindi tutti strumenti che per noi hanno un significato particolare in quanto danno di Arezzo la corretta immagine di città tecnologica. Ricordo che nella nostra città e anche nella nostra provincia è altissimo il numero di aziende che lavorano in ambito di alta tecnologia. Questo solo per dire che Arezzo non è soltanto legata alle sue bellezze storiche, medievali o rinascimentali, è una città viva e vitale, è una città che si aggiorna, che cambia e che cerca sempre di essere al passo coi tempi. Credo che questo strumento sia necessario per interpretare bene i bisogni dei cittadini e, come ho detto prima, in un momento come questo è sicuro, è certo che trasferirà una parte consistente dell'utenza dalla uscire di casa per andare al comune, agli uffici comunali, allo sportello unico, anche se con un appuntamento, già questa è una facilitazione. Ma il poter svolgere la pratica direttamente da casa propria sul proprio portatile o sul telefonino, perché ormai, come giustamente diceva l'assessore Comanducci, i contatti le persone li tengono soprattutto con lo smartphone. Beh, questo è un grande passo avanti. Arezzo si è ben preparata per questo nuovo scorcio di millennio e credo che quello che potremo fare, anche grazie a strumenti come questo, sarà tanto. La nostra città è al passo coi tempi. Ringrazio tutti gli uffici per il loro contributo, anche in un momento difficile come questo, hanno lavorato bene e hanno lavorato con efficienza. Quindi, in bocca al lupo Arezzo.